due sezioni e 60 pagine, un testo e 15 schede di lavoro e il documento per l'Assemblea Sinodale che dal 4 al 29 ottobre prossimi guiderà i 370 partecipanti provenienti da tutto il mondo che discuteranno del futuro della Chiesa. Per la prima volta dei lavori non faranno parte solo i padri sinodali, ovvero vescovi, teologi, religiosi che finora hanno fatto parte del sinodo, ma anche le madri sinodali, una quarantina di donne con diritto di voto. Due le macrosezioni del documento, la A intitolata Per una Chiesa sinodale, prova a raccogliere i frutti della rilettura del cammino percorso, e la sezione B dedicata a comunione, missione e partecipazione, spiega il testo Vaticano, in cui si evidenzia che la Chiesa sinodale è chiamata a praticare la cultura dell'incontro e del dialogo con i credenti di altre religioni e con le culture e le società in cui è inserita, ma soprattutto tra le tante differenze che attraversano la Chiesa stessa. Questa Chiesa non ha paura della varietà di cui è portatrice, ma la valorizza senza costringerla all'uniformità, aggiunge il testo e conclude. Il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo, in questo modo si legge, quanto più intensamente è stato accolto l'invito a camminare insieme, tanto più il Sinodo è diventato la via su cui il popolo di Dio procede con entusiasmo ma senza ingenuità.